Luca di Tizio, eri arrivato qui 9 anni fa, siamo alla 10ª stagione in biancorosso. Se te l'avessero detto quando avevi messo piede qui per la prima volta al Pala BCC, avresti pensato di trascorrere tutti questi anni in biancorosso? Ma sinceramente proprio no, ero arrivato con altre idee, poi vari eventi mi hanno portato a lasciare l'idea di viaggiare, di rimanere qui a Vasto, sia per questioni di vita privata che questioni di vita cestistica. Retrocessioni soprattutto però le sono state le più belle, quelle che hai portato a casa i campionati vinti, l'ultimo in C-Silver. Si parte quindi con una nuova stagione in C-Gold, che cosa dobbiamo attenderci dalla Vasto Basket? Ma penso che bisogna attendersi il solito, quindi lavoro, voglia di giocare bene, voglia di far divertire il pubblico, e non risparmiarsi, sicuramente non risparmiarsi e dare tutto noi stessi all'interno del campo per raggiungere il miglior risultato possibile che si possa raggiungere. Che effetto ti fa vedere un tuo grande compagno di Pierro da oggi solo in veste di preparatore atletico? Fa strano, è un ruolo che comunque aveva già ricoperto da 3-4 anni, però poi a fine lavoro suo iniziava a lavorare con noi, adesso guarderà gli allenamenti da fuori, ma sarà una pedina molto importante anche per noi che continuiamo a giocare, in quanto sicuramente darà il suo apporto anche come consigli e supporto tecnico. Alcuni giovani millennials biancorossi sono andati via per motivi universitari, nel roster ce ne sono di nuovi, presi comunque dal settore giovanile. Visto che sei uno dei più esperti, cosa insegnerai loro? Ma sicuramente quello che ho detto prima, lavoro, che i minuti in campo vanno meritati, vanno guadagnati, e non bisogna buttarsi giù nel caso in cui l'allenatore magari faccia la convocazione e non faccia giocare i ragazzi, bisogna continuare a lavorare che poi i risultati arrivano, anche perché di prima persona ci sono passato anch'io e so cosa vuol dire, però bisogna andare avanti, non pensarci, continuare a lavorare. La C-Gold sarà una novità per la Vasto Basket, ma è possibile secondo te ritrovarla ancora nei piani alti? Sinceramente da un po' che non traffichiamo questi livelli, quindi non saprei dare dei pronostici, poi il campo dirà i risultati, ripeto, noi daremo tutto, quello che abbiamo noi lo daremo.